Secondo voi, cosa potevo fare? Restare a casa sul divano o... Ciao a tutti, cari amici del canale. Ebbene sì, ho deciso di prendere la macchina e di andare a fare una bella escursione. Sono al Passo Sant'Antonio e, nonostante la pioggia, proverò a fare qualche fotografia. L'idea di oggi è quella di ritrarre il bosco con le sue atmosfere, le nebbioline, i colori classici che la pioggia conferisce all'ambiente, per vedere che cosa riesco a realizzare. L'escursione sarà breve, non farò un giro particolarmente lungo perché è tutto molto bagnato e bisogna stare attenti alle radici, però sono delle condizioni eccellenti per fare qualche scatto fotografico. Seguitemi fino alla fine del video perché credo ne vedremo delle belle. Guardate questo scorcio, che bello. Ora proverò a fare uno scatto qui e vediamo che cosa riesco a realizzare. Ci sono tantissimi spunti fotografici. Guardate questi aghi d'abete, guardate. Adesso proverò a fare una fotografia in controluce per vedere l'effetto che riesco a ricreare. Ho montato il 105 micro Nikkor, che dal mio punto di vista è un'ottica sensazionale, che riesce a ricreare uno sfocato e a conferire allo sfondo un'atmosfera magica. Oggi ho impostato la fotocamera in modalità spot, per cui voglio provare, vista la luce particolare che c'è, voglio provare a realizzare tutte le fotografie avendo un ulteriore e maggior controllo dell'esposizione, in modo tale da riuscire a conferire la giusta luminosità a seconda delle mie particolari esigenze, senza lasciare la fotocamera che decida da sola. Guardate questo spot fotografico, molto carino. Ci sono di fronte a me, adesso vi faccio vedere, c'è questa strada che fa da linea guida e che va verso quella baita lì, e qua ci sono questi alberi che si stagliano verso il cielo con questi fusti molto lunghi e anche molto spogli, che conferiscono all'immagine un'atmosfera particolare. Guardate questo scorcio, immagine per quanto mi riguarda molto interessante. Abbiamo quell'albero che è stato tagliato, che viene però corniciato da questo abete e dalle fronde della pianta stessa qui sulla destra. Ora con il 105, essendo uno zoom, cerco di avvicinare e di comprimere i piani in modo tale da corniciare maggiormente la scena e dare alla scena stessa una sorta di atmosfera magica, riuscendo ad enfatizzare la luce che c'è sul tronco, che verrà poi racchiusa da un effetto così cornice attorno a tutti i suoi bordi. Le opportunità fotografiche sono innumerevoli, basta solo avere un po' di fantasia. Guardate ad esempio qui, abbiamo questi due abeti che formano quasi una V e che incorniciano in modo naturale questi altri due abeti che sono nel secondo piano. Ora provo a mettere a fuoco questi due abeti in primo piano per vedere se l'abete in secondo piano riesce ad avere quell'effetto sfocato, vedo non vedo, che probabilmente riuscirò a conferire se tengo il diaframma particolarmente aperto. Faccio una prova e vediamo cosa succede. Oggi ho deciso di venire a fare delle fotografie perché in altri video presenti sul canale, dove ho effettuato delle escursioni durante i temporali, vi metto in descrizione un video particolarmente significativo realizzato in Comelico Superiore a Casamazzagno, mi sono proprio reso conto che la condizione meteo particolarmente avversa dà in realtà e crea un'atmosfera
è qualcosa di magico, per cui mi sono divertito molto durante la realizzazione di quel video, motivo per il quale oggi ho deciso di prendere la macchina e di uscire nonostante il tempo non particolarmente bello. Come vedete, questa era la vecchia strada, un vecchio sentiero che portava verso l'abitato di Auronzo. Ora mi trovo al passo Sant'Antonio, che è il passo che divide Auronzo di Cadore da Padola. Guardate che bella che è anche quella baita laggiù, ma soprattutto qui a sinistra, guardate, ci sono dei larici fenomenali, tinti di giallo perché siamo in autunno, e ci sono anche degli abeti, dei cirmoli molto molto belli. Quando ho iniziato a fotografare, diversi anni fa ormai, avevo l'abitudine di portare con me degli zaini stracarichi di materiale con tutti gli obiettivi che avevo, perché immaginavo potesse essere utile avere con me sempre tutta l'attrezzatura per non perdere mai nessun tipo di occasione fotografica e quindi non perdere mai uno scatto. Ultimamente invece ho imparato e sto seguendo un approccio completamente diverso. Mi metto un po' più in gioco e diventa anche più interessante il tutto. Mi porto solo uno o massimo due obiettivi, con i quali devo in qualche maniera cercare di ricreare, di raccontare una storia con una focale particolare e unica. Questo da un certo punto di vista diventa più difficile, però anche molto più dà molta più soddisfazione quando poi alla fine dell'escursione si vedono i risultati, senza considerare l'indubbio vantaggio di avere molto meno peso con sé e di riuscire ad effettuare un'escursione facendo molta meno fatica. Guardate questa corteccia, è abitata di licheni e adesso voglio provare a ritrarla da questa posizione qui, perché dietro c'è il sole. Guardate che bello questo larice che si apre in tre, è incredibile, guardate che gioco che fa, pazzesco. Poi con tutti questi licheni che si arrampicano sulla corteccia conferiscono veramente a questa pianta tantissima magia, guardate. Tra l'altro è imponente perché è veramente molto molto alto, ormai ha perso quasi tutti gli aghi perché siamo in autunno inoltrato e il sottobosco è chiaramente cosparso di questi colori tipici che vanno dal giallo, giallo limone, giallo ocra, molto molto carino. Ora provo a raccontarvi questa fotografia. Ho il 105 Micro-Nikkor montato e ora proverò ad effettuare la stessa fotografia ritraendo lo stesso frame con tre modalità di messa a fuoco diverso, in modalità spot per la misura esposimetrica e con il fuoco prima su questo tronco, poi sul secondo tronco e poi con il fuoco sulla strada. Il diaframma è mediamente aperto, per cui provate a vedere, nella prima foto vedete che il primo piano è assolutamente a fuoco, nella foto che invece inserisco adesso c'è il fuoco sul secondo tronco, quindi sul secondo piano, mentre nella foto che vedete in questo momento il fuoco è sulla strada. Fatemi sapere nei commenti quale delle tre preferite, sono tre rappresentazioni stilistiche differenti. Nella prima raccontiamo un dettaglio, nella seconda contestualizziamo un po' di più la pianta, mentre nella terza chiaramente diamo maggiore enfasi a tutto il paesaggio, allo sfondo, e facciamo in modo che la pianta in realtà si veda, ma non si veda così in modo nitido. Fatemi sapere. Comunque, cari amici del canale, il fatto che in questo momento stia piovendo è un qualcosa di veramente unico. L'atmosfera è bellissima, non c'è un rumore, proprio sento solo il rumore del mio respiro e di qualche uccellino che cinguetta, è veramente molto bello. Però guardate adesso dove sto arrivando, davanti a me si apre
una strada che tra l'altro è molto bella perché è cosparsa di pozzanghere e guardate le piante come sono rigogliose e iniziano a vestirsi dei colori del foliage, guardate, molto 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 bello, veramente molto bello, guardate, qui abbiamo dei giochi di luce che sono sensazionali, mentre lì abbiamo dei contrasti tra le foglie di verde più acceso con le foglie di verde mescolato con il giallo che creano un'atmosfera molto particolare a questo scorcio. Ora mi fermo e faccio anche qui una fotografia. Bellissimo questo prato, il colore di questa erba è incredibile. Non so se dal video si riesce a percepire, ma vi posso garantire che c'è un giallo particolarmente acceso. Guardate che bella anche questo cespuglio, bellissimo, guardate, tutto molto colorato. E poi in lontananza si apre questa cosa qui. Questo vedo non vedo conferito dalla foschia che avvolge in modo incredibile questa porzione di paesaggio. Posso dire, cari amici del canale, un'altra giornata fantastica. Ho passato un paio d'ore sensazionali in un bosco bellissimo. Guardate, questo è il panorama che io vedo da dove sono. E la cosa bella è che ci sono un sacco di montagne qua, dietro a questa foschia. Montagne che oggi chiaramente non si vedono per le condizioni meteorologiche, però vi posso assicurare che merita una visita a questo luogo. Vi invito a visitarlo perché è molto bello. Nel mio sito internet andreacostagallery.com troverete tutte le fotografie realizzate durante questa escursione e le potrete vedere in alta risoluzione. Iscrivetevi al canale se questi video vi piacciono e mettete un like, mi fareste una grande cortesia. Ma guardate camminando che cosa ho trovato in questo momento. Adesso vi faccio vedere una chicca, perché qua sono su un prato enorme dove c'è un panorama pazzesco, perché è veramente bello. Però guardate davanti a me. Ora vi giro la telecamera e camminando guardate che cosa trovi. Guardate che meraviglia della natura. Questo fungo pazzesco. Tra l'altro molto buono, ve lo posso assicurare, molto molto buono, però lo lascio lì. I colori sono magici, guardate questo sottobosco con questi verdi molto accesi. Siamo nella parte finale del mese di ottobre e questa luce unita a questa foschia rendono tutta l'atmosfera molto molto particolare, guardate che bello. Abbiamo un gioco di chiaroscuri e dei contrasti molto molto morbidi che rendono molto soffusa l'atmosfera, quasi onirica. L'ideale per effettuare degli scatti fotografici con diaframmi che consentano l'enfatizzazione dello sfondo. Guardate questo larice in mezzo a questo prato. Sembra quasi che lo voglia custodire. E guardate a sinistra questa meraviglia.
Qui è veramente una chicca, bellissimo. Qui abbiamo due piante che si abbracciano, sulla sinistra un larice e sulla destra un abete. Ora è giunto il momento di rincasare. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti che cosa pensate delle fotografie e ci vediamo al prossimo video. Sapete che escono tutti i sabati alle ore 18. Iscrivetevi al canale e se volete restare costantemente aggiornati, iscrivetevi anche ad Instagram andreacostagallery.com. Ciao a tutti, al prossimo video.